FVG Tech, il programma che in pillole vi spiega l'innovazione, la tecnologia, internet e tutto quanto fa digitale. Oggi abbiamo un nuovo ospite, come ormai è consuetudine per la nostra trasmissione. Si tratta di Alberto Dalla Francesca, esperto di innovazione. Salve. Ciao Gabriele, ciao a tutti. Eccoci qua, perché abbiamo cambiato ospite? Perché lo facciamo ogni settimana per non annoiarvi. No, a parte gli scherzi. Allora, oggi parleremo di Internet of Things, che sarebbe l'internet delle cose, cioè l'internet dei computer, che è quella che usiamo ogni giorno. L'innovazione fa sì che anche le cose si connettano tra di loro e si connettano alla rete. Vorrei però prima parlare di una brevissima notizia, così uno spunto, poi potete trovare in rete i link e gli articoli che lo spiegano meglio, perché noi siamo qui in Friuli Venezia Giulia e abbiamo un friulano, Giovanni Bresin, che fa parte del team, anzi a capo del team di Google, che ha inventato, prodotto e metterà così sul mercato le cuffiette senza fili che traducono in 40 lingue, ovviamente in base al dispositivo che utilizziamo, lo smartphone compatibile. Qualcuno davanti a voi vi parla in una lingua che non conoscete, in cuffietta vi verranno lette e dette le parole già tradotte in 40 lingue. Un friulano nuovamente sulla breccia dell'onda per un'innovazione tecnologica, quindi tanti applausi a Bresin. E così adesso andremo anche a scoprire delle nuove cose. Prima di tutto, Internet of Things, se così il nostro Alberto può spiegarci in poche parole di cosa si tratta, per cortesia. Beh, di fatto si tratta di un insieme di tecnologie, di oggetti appunto, che vengono interconnessi tra di loro, interconnessi ad internet, e hanno la possibilità ovviamente di scambiarsi informazioni, di dare informazioni, mantenendo al centro comunque la persona e l'utente che di queste informazioni ne fa un uso appropriato secondo la situazione. Quindi non stiamo parlando del classico smartphone o del classico oggetto che ogni giorno utilizziamo, parliamo anche di attrezzature che possono essere diverse. Mi viene in mente, che ne so, un sistema d'allarme che adesso si può ampliare collegandolo ad altre attrezzature, come ad esempio, ci puoi fare qualche specifico? Sicuramente hai citato i sistemi di allarme. E oggi esistono dei dispositivi che si montano in casa non solo per aiutarci ad accendere la luce in maniera semplice, ma anche per aiutarci banalmente a consumare meno. Hanno la possibilità di parlare con gli elettrodomestici, hanno la possibilità di monitorare l'ambiente e quindi, non so, monitorare la pressione, monitorare la temperatura e darci delle indicazioni su come ad esempio gestire al meglio il termostato di casa per risparmiare bene energia, in base ovviamente al tempo in cui noi siamo in casa oppure no. Ecco, questo è molto interessante. A me viene in mente su questo argomento, guardavo proprio delle attrezzature così che mi incuriosivano un po', ad esempio il sensore per il gas, ci sono dei sensori per l'acqua, ad esempio lo mettiamo vicino alla lavatrice, se la lavatrice perde, noi magari siamo al lavoro, sì, e ci arriva un sms, un'email o quello che noi imposteremo, perché questo oggetto, oltre ad avere la sensibilità sull'acqua, può avvisare la centralina, può avvisare noi, può avvisare magari il nostro idraulico, insomma parliamo di oggetti che si interconnettono. Esatto, e hanno la capacità appunto di parlare tra di loro e dare dei servizi al cittadino. Quindi la differenza di un normale oggetto, oltre che a connettersi, perché ormai si connette tutto, ormai anche la TV si connette, ma l'internet of things è l'internet delle cose che parlano, comunicano e eventualmente agiscono. Sì, e aggiungo, imparano. Imparano, quindi dell'intelligenza artificiale, dell'e-learning. Esattamente, il sensore di cui vi parlavo prima ha la capacità di capire quali sono le nostre abitudini all'interno dell'ambiente casa e di consigliarci, come ti dicevo prima ad esempio, come spostare il termometro a un piano piuttosto che all'altro, il termostato, per avere un ambiente sempre caldo, ma che comunque ci consenta di risparmiare qualcosina. Quindi anche il risparmio, d'altronde la tecnologia fa questo. E noi qui in Friuli Venezia Giulia, a che livello siamo con questa internet delle cose?
Beh, il Friuli Venezia Giulia, come sempre, è, devo dire, un passo avanti. C'è addirittura l'Università di Udine che da quest'anno ha aperto un nuovo corso di laurea triennale proprio su Internet delle cose, Big Data e web in generale. Big Data, per i nostri telespettatori? Beh, per i nostri telespettatori direi che è la possibilità di avere a disposizione tutti i dati che questi oggettini, diciamo, hanno la capacità di produrre, ok, dai nostri smartphone agli oggetti che indossiamo, ai macchinari delle grandi industrie, vengono poi i dati prodotti da questi oggetti messi nei grandi database, diciamo. Quindi grandi dati, Sara, enormi basi di dati. Una volta, diciamo, che il paradigma negli ultimi anni è un po' cambiato. Una volta le aziende avevano la necessità di monitorare qualche cosa, oggi hanno un numero talmente elevato di dati che hanno necessità di filtrarli e andare ad analizzare, diciamo, solo quelli che gli interessano per la propria azienda. Ovviamente parte integrante dell'Internet delle cose, perché stiamo raccogliendo talmente tanti dati che giustamente servono gli esperti per capirli, anche per estrapolare quello che un'azienda interessa. Quindi che l'Università di Udine è stata una delle prime, se non la prima, a fare un corso di laurea specifico per questo settore della tecnologia. La prima in Italia. Quindi ragazzi, come sempre, io adoro fare questo programma perché il Friuli ci dà sempre tantissime soddisfazioni. Allora, come può essere utile alle persone? Lo abbiamo detto, insomma, potremmo fare migliaia di esempi, ma noi abbiamo i minuti contati, quindi ho questa sensazione che se a casa si può risparmiare con l'Internet delle cose, immagino che in azienda, piccole, medie e grandi, ma soprattutto magari le piccole che ancora non ci sono arrivate o che non ci hanno neanche pensato, come potrebbe essere utile a un'azienda? Se puoi fare degli esempi per la piccola azienda, va bene uguale. L'Internet delle cose legata all'azienda, a una fabbrica, a un piccolo negozio o qualcosa che può essere utile a chi ci guarda da casa. Bene. Beh, allora, io parlerei velocemente di una azienda. Banalmente, oggi il mercato offre dei macchinari che montano appunto questi dispositivi connessi ad internet e c'è un'enorme agevolazione nell'avere un contatto diretto con la casa produttrice che ha il controllo della macchina e quindi può intanto fare una manutenzione preventiva anche da remoto, può risolvere magari alcuni piccoli problemi sempre stando a casa e non dovendo pagare poi l'intervento fisico di una persona che entra in azienda. Cioè, anche lì tasche sempre ben protette, o meglio, più io dico più piene, ma anche meno vuote grazie alla tecnologia. Assolutamente. Taglia anche i tempi, tempo e denaro, intervento e denaro. E sì, continua pure, scusami se ti ho interrotto. Ok. Ovviamente se sono l'azienda che sta dall'altra parte, riesco a capire come il cliente, quindi come la mia azienda cliente, sta utilizzando il mio macchinario, ok? E quindi posso anche fornire un servizio di miglioramento dell'efficienza di quella macchina. Conosco il caso di un'azienda del Padovano che produce forni, ok? E diciamo che come servizio accessorio dà la possibilità di avere un cuoco che entra nel ristorante che ha acquistato questi forni e gli dà dei consigli su come gestire al meglio sia la cottura dei cibi sia un risparmio energetico all'interno del proprio ristorante. Per quanto riguarda invece un mondo magari un po' più piccolo, ho visto con i miei occhi qualche anno fa a Milano una grande azienda, un'enorme azienda di telecomunicazioni a livello mondiale che ha creato, diciamo, ha simulato un negozio. Okay. Quindi parliamo ai negozianti. Quindi piccoli negozianti locali o medi, fate attenzione perché anche per i negozi, diciamo così, quelli vicino a casa, non è detto che devi per forza essere un gigante della distribuzione, anche il negozio di scarpe piuttosto che il negozio di profumi, insomma il negozietto sotto casa può godere dell'internet delle cose. E quindi ascoltate questa che prima venendo in diretta mi ha dato due dritte che secondo me ci saranno utili a tutti, a me compreso. Ok. Va bene, quindi l'esperienza, diciamo che l'obiettivo di questa costruzione è avvicinarci assolutamente al
agli gusti e alle preferenze dei clienti e soprattutto magari spingerli a fare un acquisto che stia nelle loro caratteristiche. Quindi diciamo che la mia esperienza è stata questa: sono entrato nel negozio e immediatamente una videocamera mi ha inquadrato, ok? E quindi sono stato, se vuoi, schedato, quindi ha capito che ero un maschio, ha capito più o meno qual era il mio range d'età, ha capito la mia razza e diciamo che immediatamente tutto il negozio, tutta la cartellonistica ha reagito secondo questi input. Okay, quindi le pareti del negozio, le pareti del negozio, proprio sì. all'interno del negozio è cambiata la musica banalmente e diciamo che essendo un negozio che vendeva, che simulava insomma la vendita di abbigliamento femminile, ha capito che probabilmente ero lì per fare un regalo, per regalarlo a qualcun altro, perché ovviamente avendomi riconosciuto come uomo mi ha indirizzato verso uno dei capi più costosi, tra l'altro era sicuramente quello che a me piaceva di più, e nel momento in cui ha capito che sostavo in quella posizione più che in altre mi ha sempre modificato la cartellonistica, quindi il TV più vicino diciamo all'abito che stavo vedendo, mi ha mostrato l'offerta del giorno su quel capo. Guarda caso, l'offerta del giorno era proprio per quel capo di abbigliamento. Era proprio per quel capo di abbigliamento, ok? E sicuramente, vabbè, insomma, mi è poi apparso un video di questo vestito in un pacco regalo, e poi non ultimo, ho anche iniziato a sentire un profumo, quindi avevano degli spruzzi che emanavano un profumo particolare, interessante, incitandomi ovviamente all'acquisto. Questo è un piccolo esempio, ma lì ovviamente era simulato, ma banalmente un negoziante della zona potrebbe anche fare tutto questo con solo una TV piuttosto che tutte le pareti. Ovviamente Internet delle cose, in quanto era tutto interconnesso, no? Era assolutamente tutto interconnesso, quindi la videocamera era interconnessa con i televisori, i sensori di prossimità erano interconnessi tra di loro e con la videocamera, e quindi mi hanno diciamo guidato verso un percorso di scelta voluto più dall'azienda che da me. Certo, cioè qui andiamo oltre al classico, l'esempio che si fa di solito qual è? Il frigorifero che sente che manca il latte e avvisa non si sa chi, perché avvisa l'utente, ma se a lavorare non potrebbe andare a comprarlo, banalmente adesso lo potrebbe ordinare su internet, sì. Ma comunque di solito si dice il frigorifero che avvisa che non c'è il latte e la lava biancheria che avvisa che ha finito il ciclo. Siamo ben oltre questa tipologia di internet delle cose. È chiaro che è partito da lì perché è una cosa più facile da spiegare, ma tutti a casa nostra possiamo interconnetterci. Mi pare che online ci sono già dei sensori che si possono comprare, sì, senza spendere follie. Magari se volete provare a casa, magari partite con una webcam e poi prendete il sensore dell'acqua, ci buttate sopra un bicchiere e lui reagisce. Secondo me vale la pena di smanettarci un po' su queste cose a livello casalingo. A livello aziendale io credo sia quantomeno doveroso informarsi, e proprio a livello aziendale, questa volta più a livello industriale, voglio ricordarvi una cosa che più o meno con l'internet delle cose, una cosa che con l'internet delle cose, tutta una cosa oggi, c'entra abbastanza, perché si parla di industria 4.0, fabbriche 4.0, il futuro della tecnologia nelle aziende. Volevo ricordarvi che all'inizio di febbraio a Pordenone, alla fiera di Pordenone, ci sarà Samu Expo. Si tratta di una fiera legata all'industria e alla produzione, che però quest'anno ha un'area apposita denominata Fabbrica 4.0, legata specificatamente alla tecnologia e all'informatica, tutto quanto è internet delle cose, ma più la tecnologia di produzione e di gestione elettronica. Quindi l'1, il 2 e il 3 febbraio alla fiera di Pordenone, l'ingresso è gratuito per chi ha un'industria, fa parte del settore. Che dire, questo è il Friuli, questo è l'internet delle cose. Ringraziamo Alberto dalla Francesca. Grazie Gabriele, grazie a tutti. E a me non resta
resta che darvi appuntamento alla prossima puntata. Mi viene in mente di ricordarvi di mettere mi piace alla pagina di Caffè TV 24 FVG, se passate e avete un po' più di tempo anche su FVG Tech. Questa puntata andrà in replica, ma lo troverete anche su internet, dove troverete le specifiche e i crediti dei nostri sfondi che abbiamo utilizzato oggi. Quindi da Gabriele Gobbo è davvero tutto.